Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Nuoto.live. Vedo che state già iniziando a collegarvi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i nuotatori azzurri. In questi giorni abbiamo avuto grandi campioni con noi, abbiamo avuto anche la possibilità di darvi anche quello che sarà dopo il coronavirus con dei bei clinic. E oggi invece torniamo alle nostre dirette con Elena Di Liddo. Ciao a tutti. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Penso stiano già iniziando ad arrivare le prime domande. Intanto ti chiedo come stai, come va, che cosa combini di bello in quarantena? Bene, dai, mi sono appena svegliata. Hai Chi fatto si un riposa in riposino? quarantena? Più che riposarsi, almeno con la vita frenetica che facciamo, una cosa positiva c'è. Godiamo Esatto. di buon riposo. Senti, dove sei tu? Perché sei anche tu abbastanza una giramondo, una gira Italia, nel senso che tu di Io origine sei sono a casa, Pugliese. pugliese, esatto. Sei tornata giù? Sei tornata giù? No, io in realtà mi alleno qui, quindi mi trovavo già qui nel momento, sì, dello stop, quindi ovviamente sono a casa. Stai facendo qualche esercizio, qualche cosa particolare che ci sei inventata, qualche... Sì, io ho una fortuna sfortuna di avere mio padre come sergente. Che mi Ecco. fa praticamente da preparatore atletico, quindi non posso mollare un centimetro, non posso sgarrare a mangiare. Sono un po' sotto controllo, però dai, è un po' più magnanimo in questo periodo non felicissimo. Nessun vizietto, nessun Che piatto che voglia! ti... No, nessun vabbè, piatto... per. Esatto. No, io amo un sacco cucinare, soprattutto i dolci, quindi soprattutto in questo periodo stare a casa senza poter cucinare, senza poter mangiare sarebbe assurdo. Quindi ovviamente capisce benissimo che ne abbiamo bisogno e lui il primo mi chiede, dai, vabbè, fai una torta. Quindi. Facci venire un po' di languorino. Hai già preparato qualche dolce speciale? Allora, Qualche... appena chiudiamo questa diretta, vado a fare un tiramisù, perché non per vanto, però mi viene molto, molto, molto bene. Quindi, siccome ne ho voglia da un po' di settimane ormai, e non l'avevo ancora fatto, perché comunque non è come una torta da latte, che ne so, una torta alle mele, qualcosa di più semplice, tiramisù. È bello impegnativo, poi è da domenica con i parenti, con gli amici, quindi è impegnativo. E la dose è quella, nel senso che se siamo tre in casa o se siamo 10, il tiramisù ha la stessa forma. Quindi sarà bello doverne disfarsene di questo tiramisù. Senti, c'era chi scriveva, leggevo qua sotto, i taralli anche dicevano, se ti sei concessa Sì. qualche... Li ho fatti qualche giorno fa. Sono venuti Ecco. deliziosi, anche perché essendo chiusi i bar è difficile reperirli. Poi comprarli dal supermercato, io adesso immagino che i settentrionali si affidano ai supermercati. Devi dare la Per ricetta. comprarli. Devi dare la La ricetta perché qua ricetta. ci Adesso sotto mano non ce l'ho, però magari la inserisco nei commenti oppure Fantastico. vi lascio un post. Molto volentieri, grazie. Senti, tu sei tesserata con i carabinieri e con il Circolo Cano Tiraliene. Chiedevano che rapporto hai con Federica Pellegrini, una delle prime domande che è arrivata qui in posta. No, è una grande ragazza, ovviamente. E dal punto di vista sportivo, più di tutto, e ovviamente avere un esempio così vicino da ormai tanti anni, perché io sono 10 anni che sono aliene, e più o meno qualche anno in meno che sono nella nazionale assoluta. Quindi comunque stare a stretto contatto con lei, con tante altre figure importanti dell'ambiente è molto stimolante e io forse la invidio e l'ammiro tanto che a 32 anni voleva giustamente iniziare a vivere la vita, perché ovviamente noi stiamo giocando, sono anni di gioco questi e la vita è tutt'altro. Quindi immagino che per lei aspettare un altro anno sia bello impegnativo, però
lo farà sicuramente con il giusto, con la giusta carica con cui ha affrontato tutti questi anni per arrivare a quell'età. Quindi io la invidio, anche se sinceramente non so se ci arriverò mai, almeno col costumino addosso a quell'età, però chissà. L'hai scritto quando c'è stato lo spostamento, ha detto: mi raccomando, Fede si tira avanti un altro anno. Lei già l'aveva detto, però non so, avete Io messaggiato. l'ho presa in giro un po' di volte per questa. Quando è successo anche all'intervista l'anno scorso al Mondiale, quando abbiamo fatto la staffetta, che comunque era la sua sarebbe stato una delle ultime gare, l'ultimo Mondiale, perché alla fine poi l'anno prossimo, cioè quest'anno avremmo avuto le Olimpiadi, quindi sarebbe stato l'ultimo Mondiale. E io lì l'ho presa in giro perché per quante volte comunque l'abbiamo sentita dire no, mollerò ormai l'età di qua, di là. Poi ha vinto un mondiale anche l'anno scorso, quindi quest'anno sarebbe stata lì e ci sarà anche l'anno prossimo. Quindi io la prendo sempre un po' in giro perché è strano, ma noi che comunque abbiamo vissuto, una come me che comunque ha vissuto tanti anni con lei, sarebbe strano vedere una nazionale l'anno prossimo senza una figura così importante. Quindi forse anche un po' quello, perché a molti di noi ovviamente dispiacerebbe perdere un elemento di squadra così importante. Certo. Senti, uscendo un attimo dalla vasca, ieri parlavamo con Cesare Butini e con Antonio Latorre sul rinvio di Tokyo, eccetera. E Cesare, citandoti, perché abbiamo detto che ci sarebbe stata diretta con te, ha detto: è uno dei pochi esempi di atleta studente anche. E qualcuno ti ha scritto, FedEx ti ha scritto: come procedono gli studi? Perché tu sei un Sono esempio. addirittura d'arrivo perché il 23 aprile dovrei laurearmi. Dico dovrei perché ormai veramente è tutto un'incognita, quindi però dovrebbe essere la data certa, almeno ad ora è la data certa. Certo, sarà una seduta di laurea online, però cioè, mi rassicura un po' il fatto che comunque essendo la magistrale io ho l'esperienza di fare la Penale. seduta di laurea ovviamente in aula, l'ho già vissuta, quindi questa potrà essere un'esperienza in più da raccontare. È anomala perché ovviamente non succede, non è mai successo, credo, se non in questo caso comunque di emergenza, quindi sarà una bella esperienza. Intanto si stanno collegando in tantissimi, abbiamo visto anche prima Simona Quadarella, quindi aspettiamo poi più domande dei tuoi colleghi. Intanto è arrivata un'altra di Roberto Curti che chiede: la respirazione laterale da sempre? Praticamente sì, perché all'inizio, quando ero piccola, però parliamo sì, di quando ero proprio piccola, respiravo frontalmente come ci insegnano alla scuola a nuoto. Poi ho scoperto comunque nella respirazione laterale un lato positivo, ossia quello di rimanere molto piatti sull'acqua e di non prendere, come accade ad esempio nella respirazione frontale, praticamente le onde in faccia. Quindi con la respirazione laterale, riuscendo ad essere molto più piatta nella nuotata, mi sento molto più fluida. Poi ormai è diventata praticamente, no, non so più respirare frontalmente. Quindi, anche se devo dire la verità, io forse sono stata una delle prime in Italia ad adottare questa respirazione laterale, che all'inizio sembrava anomalo, ovviamente. Poi dopo di me qualcuno si è adattato perché evidentemente c'è qualche aspetto positivo. Io ovviamente non me lo sono inventato, forse è un po' più un'invenzione del mio allenatore, però già prima di me c'era qualcuno che in ambito mondiale respirava lateralmente e provandoci mi sono resa conto che poteva essere l'arma vincente. Senti, l'abbiamo stuzzicata, è arrivata la domanda. Simona Quadarella chiede: il tuo rapporto con Simona Quadarella? Ma che simpatica! Mi aveva detto no, ci sarò perché io la scorsa volta vi ho fatto una domanda. Poi, siccome stavo infornando dei biscotti, purtroppo nel tempo che voi poi siete riusciti a recuperare la domanda, io non sono riuscita a sentire la sua risposta. Però mi ha detto, anzi, almeno mi ha rassicurato, tu potrai confermare che ha parlato bene di me, che sono stupenda, la migliore compagna di Preparate stanza. con forte o tiramisù, quando vi rivedete la puoi ringraziare con qualche dolce. Sicuramente è stata brava. Non so se lo merita, non so se lo merita, Senti, infatti, però no, è un bel personaggio, Simona.
Una bella gatta da pelare, più che altro. Dicevi prima di Federica, Federica è stata per te un modello, tu eri già in squadra, è arrivata questa ragazzina dal grande talento come Simona, infatti come la vivi, c'è un bel rapporto tra di voi, Beh, dicevi appunto. noi sì, abbiamo anche qualche anno di differenza, però nonostante questo comunque abbiamo un bel rapporto perché ci siamo trovate proprio caratterialmente, un po' per la mia, diciamo, chiamiamola pazzia, diciamo, quindi lei mi ha visto subito come una persona che potesse, probabilmente poteva renderle alcuni momenti che ovviamente nel nostro ambiente non sono per niente felici. Poteva rallegrarle qualche momento. Adesso però mi trovo ogni tanto a doverle fare da mamma, da psicologa, però mi riempie di orgoglio questo. Poi essere presente nel suo libro, potrò dire ai miei figli almeno che c'è il mio nome scritto in un libro e pubblicato addirittura, letto da milioni di persone, per cui l'ho sfruttata. Ecco. Per emergere, io ho sfruttato la sua immagine. Però ti ha già risposto a tono, perché hai detto sì, voglio una torta, quindi mi dispiace, ti ho Questo incastrato. dobbiamo chiedere al suo allenatore, perché siccome io, mio padre, lui c'è il suo allenatore che è molto più severo di mio padre, probabilmente. Quindi chiederò all'oscuro se posso concederti, però per festeggiare l'uscita dalla quarantena, il rientro nel mondo normale, non solo una torta ci meritiamo. Beh, no, infatti, assolutamente. Senti, avevano risposto prima di nuovo alla tua domanda, quella cioè sulla tua affermazione sulla respirazione laterale, chiedevano, è vero appunto che respirando lateralmente a delfino si rischia meno di perdere il ritmo della nuotata? Almeno nel Sì. tuo caso è così, no? Sì, nel mio caso assolutamente sì. Cioè, io ho provato anche a fare i 50, ad esempio, ovviamente non è la mia distanza, quindi per me ogni volta è un esperimento nuovo. Mi è capitato di provare un 50 senza respirare, che ovviamente è l'obiettivo di tutti i cinquantisti, fare un 50 senza respirare, perché ovviamente la respirazione interrompe il ciclo di nuotata. Quindi sarebbe il caso respirare il meno possibile. Io ho provato a fare un 50 respirando, non respirando, respirando solamente una volta ed era un 7 colli. Avevo fatto il mio personale. Tornata subito il giorno dopo, qualche giorno dopo, tornata a casa, ho fatto un meeting qui in Puglia, a Bari. Ho rifatto, ovviamente, per testare in una gara tranquilla quale può essere un meeting. Ho fatto lo stesso 50 respirando ogni due come se fosse un 100. Ho fatto lo stesso identico tempo al centesimo. E alla fine questo con il mio allenatore, poi ovviamente ci siamo seduti a capire che cosa potesse dire, e voleva dire proprio questo, che comunque io respirando lateralmente non perdo nulla rispetto a quello che si può perdere magari con la respirazione frontale o ad esempio a stile, dovendo respirare interrompendo la bracciata. Quindi è un po' strana come fatto, però i numeri parlano, quindi mi trovo bene così. Ormai ho detto, mi sono dimenticata anche come si respira frontalmente. Ecco. Senti, un fotografo abitué del bordo vasco come Andrea Staccioli chiede come ti trovi nella tua attività di organizzatrice di podi. Mi sa che sei tu che per foto ti metti lì sempre a. No, perché come dicevo prima, c'è un po' un carattere movimentato, diciamo così. Ed è capitato più di una volta, ovviamente Andrea sempre presente, che in particolare al Mondiale in vasca corta, dove c'era la Cina, noi e l'America, se non sbaglio, e c'era Andrea che cercava in tutti i modi di farci capire che dovevamo stringerci per fare una fotografia, sai, un po' più unita, un po' più, sai, familiare, un po' più friendly. E loro non capivano. Io mi sono ritrovata lì a prenderle di peso, però forse anche all'Europeo di Glasgow nella staffetta mista maschi e femmine. Insomma, diciamo che c'è un po' lo spirito di iniziativa, mi prendo queste. Esatto, non ti fai problemi. No, no, no. Poi quando ricapita di andare su un podio mondiale, almeno quel momento facciamo un po' di baldoria, un po' di. Cioè, è un bel momento per poter condividere, da passare così. Andiamo tutti insieme. Senti, ti rilanciano per Olimpiadi, chiedono se possiamo sperare una tua medaglia alle prossime Olimpiadi.
Alle prossime, quale della mia prossima? Esatto. Allora, per quanto i nuotatori possono essere, i nuotatori, gli sportivi in generale possono essere scaramantici, e per quanto le persone del sud sono particolarmente scaramantiche, questa domanda un'altra persona sarebbe rimasta un po' scioccata, un po' interdetta. Io sinceramente, ovviamente, il mio pensiero quest'anno era qualificarmi per l'Olimpiade, perché ti ci devi prima qualificare. E spesso non è molto semplice, perché comunque a me è capitato 2 volte per 2 problemi diversi di non riuscirci. Quindi il primo step è proprio doversi qualificare. Poi la medaglia, ovviamente, penso che già andarci all'Olimpiade è il sogno di qualsiasi sportivo. La medaglia la si spera sia per l'Europeo, sia per un Mondiale, sia per un'Olimpiade, ovviamente. Per un'Olimpiade in particolare è un qualcosa in più. Sarebbe il massimo, perché ti proietta in tutto in un altro mondo. Però ovviamente si lavora per quello. Probabilmente quest'anno in più sarà positivo per quello, per lavorarci meglio. Però ovviamente vediamo un po' come andrà l'anno prossimo a questo punto. Quindi chiedevano questo. Mi raccomando, credo che Simone ci stia ancora ascoltando. Prima ti ha scritto: è ripartito benissimo. Cioè, fai attenzione. Ma ormai Simona non è neanche più giovane. Ormai è già avanti con l'età. Allora, escludiamo Simona. Poi, Simona, è come se dovessi dire chi preferisci tra tua mamma e tua zia, ovviamente. Io preferisco mia mamma, nel senso, comunque è come se fosse mia sorella. Non potrei né parlarci bene né parlarci male, perché tanto sappiamo tutti che rapporto abbiamo. Però ovviamente sarà scontato, ovviamente i nomi che vediamo adesso sono quelli, nel senso, poi il nostro sport è abbastanza obiettivo, per quanto spesso è un po' beffardo, comunque è uno sport abbastanza obiettivo, quindi i tempi parlano ed è inutile negare che una come Benedetta, che comunque è anche mia conterranea, quindi sono dalla sua parte, Guarda, è c'era la l'atleta giusto la giovane che più, ecco appunto, è l'atleta giovane che più sta emergendo in questo periodo. Io spero per lei, questo è un periodo un po' che ci ricorderemo. Spero per lei che comunque è molto giovane. Io mi sono ritrovata anche a sentire tante polemiche, tante cose che poi alla fine si dicono, perché in questi momenti non si può fare altro che parlare. Quindi io spero che comunque lei, anzi, immagino, e che comunque lei, assieme al suo allenatore, abbiano ben chiara qual è la sua strada, quali sono i suoi obiettivi. Quindi anche quando si parlava di Olimpiade, cioè per una ragazzina di 14 anni gioca con i pappagalli, Benedetta, nel senso, comunque fa benissimo a giocare con i pappagalli. Io già a quasi 27 anni devo fare la seconda laurea ed è giusto che mi impegni a dovermi laureare, però lei è giustissimo che prenda la sua vita sportiva con la leggerezza con la quale la prende, perché alla fine sembra molto, a volte sembra anche un po' inconsapevole, però è giusto che sia così, quindi spero che possa crescere molto, anche perché poi alla fine ci deve essere anche un ricambio generazionale, quindi andrà via Federica, dovremmo non sostituire Federica, ma nel senso che comunque bisogna andare avanti anche con le nuove leve, così le chiamano. Beh, al femminile però vi state dando da fare, tra te, le raniste, cioè, Simona ovviamente, cioè, siete veramente, ricordo gli anni in cui c'era Federica, prima c'era la Filippi e si faceva fa un po' fatica, diciamo, ad avere tante donne così, cioè, proprio oltre qualità e quantità al tempo stesso, Sì, io adesso anche. penso che il movimento in generale stia crescendo rispetto agli anni passati, stia crescendo molto. E probabilmente la crescita, cioè per come la vedo io, è anche dovuta alle figure che negli anni si sono susseguite, quale può essere ad esempio quella di Alessia, quella di Federica, perché comunque hanno portato allo sport il giusto lustro, in modo da comunque poter far avvicinare tanta più gente rispetto a quella che c'era prima, e far emergere quelle che sono poi adesso i giovanissimi,
si fanno una guerra spietata, perché ovviamente si sono resi conto che in un ambiente del genere poi quello che è il tuo hobby diventa una passione, da passione diventa lavoro, e fare un lavoro come il nostro, noi siamo dei privilegiati, perché io adesso, cioè, siamo in una situazione d'emergenza dove grazie comunque ai carabinieri posso star tranquilla, però ci sono tanti altri sportivi che ovviamente vedono questo momento un po' con un po' di paura, perché giustamente non si sa veramente cosa ci sarà domani. Quindi è bello che il movimento stia crescendo tanto, ma a mio modesto parere è grazie alle figure importanti che abbiamo vissuto, come Alessia, Federica, Filippo, sono stati fondamentali per il movimento. Ecco, chiedevano chi poteva essere, secondo te, dico, un altro anno con Federica caposquadra e poi a chi tocca, secondo te? Allora, io penso che Fabio Scozzoli arriverà tipo Erwin ai 40 anni, ancora sul blocchetto di partenza a fare grandi cose. Quindi sicuramente non avendo doveri quali il dover fare un figlio, il dover crescere un figlio, se la vedrà Martina per quello. Fabio potrebbe essere anzi, è già, diciamo che abbiamo un capitano femmina e un capitano maschio, quindi loro due sono. Però nel momento in cui Federica, immagino tra qualche anno, smetterà di nuotare, ci sarà ancora Fabio, che comunque è un buon capitano, perché è una persona, lo conosciamo tutti, è bello maturo, è una persona intelligente, quindi fa il ruolo da capitano, da leader, lo ricopre alla perfezione. Senti, Roberto Curti chiedeva se ti hanno mai proposto di allenarti fuori dalla Puglia. E dice, so che per te è fondamentale stare a casa, avviene lo stesso anche con Benedetta Pilato, ne parlavamo con Alessandro Miresti, che invece rimane, non è in pugliese ma rimane a Torino anche lui. Quanto è importante avere, diciamo, il tuo microcosmo lì? No, io in realtà 2 anni ci sono stata a Roma, e tornare a casa è stato perché non ero riuscita a trovare appunto un microcosmo attorno a me che mi potesse far star bene. E per uno sport come il nostro, che alla fine è già uno sport individuale, in più ti trovi comunque immerso con la testa in acqua, avvolto completamente nei pensieri, quindi è uno sport molto particolare del quale hai bisogno di tranquillità mentale, perché sennò non fai veramente tanta, tanta fatica. La mia tranquillità mentale è stata proprio quella di tornare a casa. Vuoi perché comunque c'è la presenza della famiglia, avevo e avrò comunque una figura come il mio allenatore che è sempre stato presente, e in lui comunque vedo, almeno per quelli che ho conosciuto io, l'unica persona che è riuscito comunque a portarmi poi alla fine dove sono arrivata. Quindi questo per me è stato molto importante. Io penso che nella crescita di qualunque atleta la tranquillità mentale è alla base di tutto, perché puoi dire di stare anche sulla luna, di nuotare, di allenarti anche sulla luna, ma se non ci stai bene non serve. Quindi io non mi nascondo, non nascondo il fatto di nuotare a casa, di fare chilometri e chilometri per andare in piscina, di avere difficoltà anche ad allenarmi in vasca da 50. Però ho trovato la mia sicurezza e il mio equilibrio, quindi sto benissimo così. Senti, sono scatenati, ti chiedono se vai, guarda qua, ti chiedevano se vai a Milano, poi ce n'era un'altra che mi era arrivata a Siracusa, ti aspettano, hai un sacco di. Ti piace avere così tanti tifosi appassionati, poi tu sei una molto anche social, per cui ti piace stare a contatto anche con i tifosi, cioè il mondo del nuoto è bello perché è molto genuino anche in questo. Sì, fa assolutamente molto piacere. Poi forse perché è uno sport minore, diciamo, come viene chiamato, riusciamo ad avere molti più contatti fisici con la gente, ciò che ad esempio un calciatore non ha, perché stanno sempre lì con le guardie del corpo e non hai quello che è il contatto, proprio la cosa bella dello sport come il nostro e come quelli che comunque sono un po' meno importanti, come può essere il calcio, siamo molto più avvicinabili. Quindi si creano bei rapporti anche tra,
tra i propri fan, tra il proprio idolo. Quindi è bellissimo che sia così. Poi vabbè, adesso nel mondo dei social, cioè, ci si può veramente mettere in contatto anche con la Ferragni, per cui è molto più semplice. Però se poi la Ferragni non ti risponde, ci rimani male. Invece noi comunque, almeno per quanto mi riguarda, cerchiamo di essere molto disponibili, anche perché ti fa anche piacere ricevere tanti messaggi, tanti complimenti e avere appunto questa comunicazione con i fan. Ecco, senti, chiedevano se la Siostrom è davvero irraggiungibile, poi se è più temibile la Oz e se non la Siostrom. Assolutamente la Siostrom, anche se ammiro un sacco la Ottesen, perché comunque tornare ad alti livelli dopo aver fatto un figlio in così poco tempo non è assolutamente di poco conto. Quindi lei l'ammiro molto. La Siostrom ad ora è sempre stata inarrivabile, ma sembra quasi veramente un alieno di un altro pianeta. È un po' come la Ledecky. Sono atletiche, un Ronaldo di turno, cioè sono irraggiungibili, ma non perché ci metti poca passione, ci metti poco impegno, ma perché probabilmente la natura con loro è stata molto più clemente e li ha super dotati. Quindi spesso non dico che ci si deve arrendere, ovviamente non ci si arrende mai e si prova sempre di arrivare, di raggiungere l'impossibile, però bisogna anche essere realisti e vedere poi alla fine le cose come stanno. E lei per ora è un po' distante, poi chissà. Ecco. Poco fa è arrivata anche un'altra domanda: chi è il tuo idolo invece nel nuoto? In realtà io già da piccola non ho mai avuto persone di riferimento. Mi è sempre piaciuto ovviamente il nuoto, ma in realtà lo sport in generale. E comunque seguendo molti sport mi piace anche prendere da ogni atleta quello che di meglio ha e quello che dal quale si può veramente prendere più spunto. Quindi non ho mai avuto un idolo da poter seguire, anche perché poi può essere anche un'arma a doppio taglio. Puoi dire sì, è un idolo, voglio arrivare a lui, però se fai fatica ad arrivarci, poi ci puoi rimanere male. Però non ho mai avuto una persona. Certo, ho tante persone che ammiro, su questo non c'è dubbio, perché ci sono tante persone, tanti atleti nel nostro ambiente che hanno veramente fatto la storia, però nessuno in particolare da cui prendere spunto. Ecco, mi aggancio a questo perché chiedevano fuori dalla vasca, questi alieni sono umani, nel senso hai rapporto, non so, magari proprio con la Siostrom o con qualcun altro dei canali che ti è capitato Senza di seguire. fare nomi, però c'è qualcuno che è molto più disponibile, ma io penso che sia più che altro una questione caratteriale. Non è perché ricopri un ruolo, perché alla fine si tratta di questo, ma semplicemente perché c'è magari qualcuno che fa un po' più fatica nei rapporti umani, o perché è un po' più timido, un po' più introverso, e qualcuno che invece diciamo, non disdegna di un saluto, di una parola, di un confronto. Quindi non mi va di pensare male che c'è qualcuno che se la tira e qualcuno che invece no. Penso sia più che altro una questione caratteriale di approccio anche a quelle che sono le gare. Senti, tornando su di te, dicevano invece se il 200 è mai stata un'opzione e se preferisci la vasca corta o la vasca lunga. Allora, il 200 non è mai stata un'opzione, almeno a mio parere neanche mai contemplata, però aspettavo la Coppa Brema per poter fare un bel 200 delfino da dedicare a Gianni Nanni, il direttore dell'Aniene, però ovviamente per i motivi che già sappiamo non si è potuto. Sinceramente quest'anno ho fatto 3 da 200 delfino, quindi ero abbastanza, mi stavo in vasca corta. C'è una bella differenza tra sono due sport per me sono due sport completamente diversi. Quindi, se parliamo di due delfino, decisamente preferisco la vasca corta. Cioè, se parliamo di un 100 delfino, devo dire che gradisco di più farlo in vasca lunga, e lo dimostra il fatto che comunque tra vasca lunga e vasca corta io abbia praticamente un secondo di differenziale, che per una persona normale non è normale, per me invece
è normalissimo, ma è significativo del fatto che comunque riesca a rendere di più in vasca lunga. Che 200 insistono, dicono, non è stata un'opzione neanche quando eri categoria ragazzi, proprio è stato mai. Li facevo perché ovviamente poi da quelle, in quelle categorie sei non obbligato, però ti devi provare tutto per poter capire poi qual è la taglia giusta e dove impegnarti di più. Quindi ovviamente li facevo. Ma il mio ultimo 200 delfino fatto in vasca lunga è un ricordo che penso che nel mondo acquatico ricordano tutti, ed è stato ad un trofeo Nicoletti a Riccione nella vasca esterna, quindi credo ci siano stati 26-27 gradi. E ho fatto una gara che è meglio dimenticare, ma che rimarrà negli annali, perché sono tornata, cioè l'ultimo 50 sono tornata in 41 secondi, che cioè, se mi dovessi mettere d'impegno e dovessi farlo remate, forse 41 secondi non li faccio. Da quel momento è stato veramente, sono uscita che ero sconvolta e ci ho messo tantissimo per riprendermi, quindi da quel momento ho detto, vabbè, l'ho capito, non fa per me, quindi non è mai stato e non sarà mai un'opzione. Per questo ammiro un sacco Ilaria Bianchi, mia diretta avversaria, che si cimenta e a quello che lei dice le piace tantissimo. Quindi su questo l'ammiro veramente a tutta la mia completa ammirazione. Ecco, c'è una bella concorrenza anche con lei, con Silvia, visto che chiedevano prima anche a Farfalla, diciamo, rispetto a qualche anno fa, magari quando è iniziato, non c'era un livello così alto qui in Italia. Sì, adesso io e Laria ormai veramente ci tiriamo i capelli per chi deve toccare prima. Se abbiamo fatto gare dove siamo arrivate una rispetto all'altra di un centesimo di distacco, quindi è bellissimo perché ovviamente lo sport e soprattutto la competizione. Quindi è bello che la competizione già l'hai in casa. Perché poi quando vai a gareggiare ad un mondiale, ad un europeo, dove ovviamente è il triplo, il quadruplo della tensione, del avercelo già in casa, aver già provato quello che vuol dire avere una bella spalla importante è fondamentale. Quindi penso che le nostre carriere in questo momento siano molto simili e si stiano anche stimolando a vicenda. Senti, Silvia Scapol ti manda un bacione e ti chiede qual è il tuo ricordo più bello legato al nuoto? Alla fine non credo si possa fare una graduatoria, perché ci sono tanti ricordi belli, ma anche tanti ricordi un po' meno belli che alla fine si compensano. E il fatto di avercene, sia belli che meno belli, ti fa capire quello che poi è lo sport. Quindi per me io ho tutti i ricordi. Li tengo perché è giusto che ricordarsi sia dei ricordi belli che dei ricordi un po' meno belli, però non c'è uno in cui ti posso dire sarebbe stato bellissimo, ad esempio, potersi qualificare per la prima Olimpiade. Probabilmente adesso avrei potuto dire il mio ricordo più bello è stato quando mi sono qualificata per la mia prima Olimpiade, però Senti, magari lo potremo slittare un po' più in là. c'è chi ti vede mistista perché leggo è il dorso e la rana l'hai mai fatto? Ti chiedono anche No, in vasca corta mistista sì, perché 50 me la cavo in tutti e tre gli stili, escluso la rana. Quindi, considerato che da quando ho fatto l'incidente le gambe a rana non le ho mai più fatte perché ho un ginocchio mezzo monco, non mi interessa tantissimo. Poi il 100 misto potrei farcela, se mi metto d'impegno a imparare come si nuota a rana, perché alla bellezza di 27 anni non ci so proprio nuotare, chiediamo magari potrei. Come? a Scozzoli, dicevo, o a No, qualcuno delle infatti ranista. dovrei fare un collegiale da loro, imparare partenze e un po' di rana e poi potrò essere presente per i 100 misti competitiva. Per il momento mi fermo alla frazione delfino dorso, lì ci sono davanti un bel po', poi dopo. Senti, ti chiedevano se farai parte, ovviamente, quando ripartirà della ISL e poi cosa ne pensi del fatto che c'è stata anche una raccolta di beneficenza, non so se hai letto in questi giorni.
Sì, ho letto e fa capire che comunque il nuoto, come dicevo prima, sta crescendo e sta andando verso una direzione dove si potrà parlare di professionismo, perché noi adesso siamo praticamente dilettanti, ci dilettiamo nello sport, ci appassioniamo talmente tanto che poi crediamo che sia il nostro lavoro. Quindi avere comunque una persona, perché poi si tratta di un cervello che ha pensato di rivoluzionare il mondo acquatico, e sapere di poter contare per un futuro su questa persona è positivo, perché comunque c'è bisogno di far crescere il movimento, e a questo punto uno delle poche possibilità che si hanno di farlo crescere è proprio questo: l'investire nello sport per portarlo ad altissimi livelli. Io immagino che un sacco di gente si sia divertita quest'anno a seguire le tappe dell'ISL, soprattutto quella che c'è stata a Napoli. C'è stata tanta gente entusiasta di quello che ha visto, e alla fine viverlo in prima persona, stare a bordo vasca con quel pubblico che, a dire la verità, io non ho mai visto da nessun'altra parte, cioè non ho mai vissuto in nessun'altra manifestazione. È bellissimo, quindi si ingrandirebbe un sacco il movimento, sia in acqua, ma anche e soprattutto quello che poi ci ruota attorno e quello che c'è fuori. Senti, chiedevano, tu se non sbaglio hai fatto la tesi triennale sulla psicologia dello sport, no? E cosa consiglia i tanti ragazzini che dicono che vogliono arrivare ad alti livelli nel nuoto, ma io penso anche a quelli che in questi giorni, obbligati a casa, magari come lo eri tu da ragazzina, che eri sempre in giro e tutto, anche per riprendere tutto, com'è difficile, anche com'è importante anche lavorare sotto l'aspetto mentale in un momento come questo, a cui tutti siamo obbligati. Beh, io immagino che come sarà difficile riprendere e tornare sui banchi di scuola, perché si saranno abituati a svegliarsi in pigiama e a mettersi di fronte al computer per parlare al professore. Sarà anche difficile rientrare a praticare qualsiasi sport. Spero però che quelle persone che comunque lo stavano facendo si stiano comunque impegnando in qualche modo anche in casa, anche perché su Instagram, appunto, c'è un sacco di gente che stimola, un sacco di noi atleti, ma anche magari persone che non sono atletiche, però per far vedere che comunque l'esercizio fisico fa bene, loro stessi si cimentano. Quindi io penso che un gioco importante lo fanno tanto i genitori, perché devono essere i primi a stimolare i propri figli, e soprattutto a insegnargli che abbandonare un sogno per un ostacolo, perché alla fine quello che noi stiamo vivendo è stato un ostacolo, non è la cosa giusta. Gli ostacoli ci si presentano du durante la vita in tante forme. Questo è uno che ha coinvolto tutti quanti, quindi lo stiamo condividendo tu tutti quanti, e come reagirà il singolo dovremo reagire tutti quanti. Quindi spero che comunque i genitori possano consigliare ai propri figli di continuare a sognare nonostante questo piccolo momento di Di pausa. incertezza che stiamo vivendo, di pausa, esatto. Senti, prima chiedevano, visto che hai parlato tanto di cucina, chiedevano come te la cavavi, eccetera, chiedevano anche se sei seguita da una nutrizionista. Sì, per noi è importante, perché come per tutti quanti è facile sgarrare ed è facile farsi ingolosire dal panino del McDonald's o dal gelato 5 gusti. Quindi è più che altro un modo per controllare quella che poi è l'alimentazione, ma ad alti livelli anche la supplementazione, perché ovviamente il nostro sport è talmente tanto intenso che spesso solamente con l'alimentazione non riesci a reintegrare tutto quello che consumi. Quindi si parla anche di supplementazione e di integrazione, per cui la figura di un nutrizionista è importante per questo, ed è importante anche perché, dandoti una linea guida, riesci ad essere più concentrato e a sapere che facendo così fai bene. Ovviamente gli sgarri ci sono, perché siamo tutti umani e tutti quanti sgarriamo, anche Fabio Scozzoli, che so che è uno molto ligio, molto, molto severo in questo. Però
è importante avere una persona che ci consigli come comportarci. Avevo visto, chiedevano, allora, ce ne sono ancora due. Ah, ecco, questa mi piaceva. Cosa ne pensi del fatto che ci sono voluti i mondiali di calcio femminili prima di vedere il professionismo femminile nel dibattito pubblico generale? Purtroppo la nostra società per alcuni argomenti è un po' bigotta, è un po' chiusa, non si riesce ancora per tanti argomenti, non solo quello come il calcio femminile, ad aprirsi completamente. Però il fatto di poter iniziare pian piano una rivoluzione, perché si parla di questo, l'introduzione del calcio femminile è proprio una rivoluzione del mondo del calcio. Però quello che fanno tanti, tanto, sono poi le persone che lo dovranno andare a seguire. Quindi è proprio la mentalità degli spettatori che deve cambiare. E se lo devono, cioè, se lo si può fare, lo possono solamente fare loro stesse, le atlete stesse, che in prima linea si devono schierare per rivoluzionare il loro mondo. Senti, ti faccio ancora un paio di domande, così poi ti lasciamo andare a preparare il tiramisù. Chiedevano come gestisci il pre-gara. Prima dicevi che comunque un po' scaramantica lo sei da buona pugliese, no? Sì, però ormai l'ho ripetuto tante volte, ormai credo nel destino, quindi credo anche che essere scaramantici sì, ti serva per farti dare un po' di supporto dalla scaramanzia, però poi se passa il gatto nero e cioè, ti passa davanti, ti taglia la strada il gatto nero e capisci che se ci passi non ti succede nulla, allora lì inizi a dire, vabbè, forse sono solo credenze popolari. Quindi in realtà anche nel pre-gara io non ho dei movimenti o una routine scaramantica, anzi, più comunque sono distratta e la chiacchiera, la parola, comunque mi faccio distrarre da ciò che ho intorno, una risata. Almeno per me è meglio, perché poi la concentrazione la riesco a catturare nel momento in cui devo scendere in acqua, ma nell'imminente momento, ancora mezz'oretta prima, posso essere la solita birbante di sempre. Senti, è davvero divertente dalla relazione. Tra l'altro, nella nostra chat privata mi hanno detto che vogliono darti una rubrica di cucina su Mondo.com. Quindi poi. Ma in quarantena o per sempre? Perché io ci Adesso avevo chi. anche pensato, Va bene, va bene. intraprendere questa carriera, perché poi uno nella vita si deve reinventare, prima o poi dovrò smettere di nuotare. Esatto. Quindi, oltre ad allenare i miei figli o gli amici dei miei figli, vorrei fare. Chiudere, io ti farei chiudere con questa domanda qui, cioè quando terminerai, mancava un pezzo la carriera, se ti piacerebbe allenare, ti vedi come allenatrice, hai parlato praticamente di tutta la nazionale e ti vedo anche molto, molto appassionata al nuoto, ci pensi a un futuro a bordo vasca col cronometro in mano? In realtà ci penso e non ci penso, nel senso che più io alla fine la laurea che sto prendendo è in scienze motorie, quindi mi piace tanto quello che c'è fuori dall'acqua. Avendo anche avuto la spinta di mio padre, che appunto è preparatore atletico, mi sono appassionata tanto a quello che c'è fuori dall'acqua. Quindi, siccome di allenatori ce ne sono tanti. Ma di preparatori atletici bravi un po' meno, magari preferirei impegnarmi in quella direzione, però ovviamente anche stare a bordo vasca, anche se mi farebbe un po' strano, perché cioè, aver vissuto quello che poi vivono, tutte le sensazioni che si vivono durante gli allenamenti, durante le competizioni, durante le gare, sapere quello che sta vivendo un tuo atleta potrebbe essere positivo, perché sai poi alla fine che consigliarle e come reagire. Ma per noi che alla fine abbiamo vissuto così intensamente lo sport, potrebbe anche essere un rivivere quei momenti e chissà se li rivivi in maniera positiva o li rivivi in maniera negativa. Però ovviamente per saperlo dovrei provare. Sicuramente rimanere nell'ambiente è uno dei miei più grandi desideri, perché altrimenti tutto quello che ho fatto finora si ridurrebbe a solamente un ricordo lontano. Invece voglio comunque continuare e trasmettere più che altro quello che poi ho vissuto e il modo in cui si vive lo sport con la giusta leggerezza e sempre il sorriso anche a quelli che poi potrebbero essere i miei atleti.
vedere mia? Hai un animale? Hai un gatto, cane? Ho un gatto e un cane che non sono presenti nella mia stanza. Allora. Il cane mi avrebbe infastidita, il gatto avrebbe fatto lite con il cane perché diciamo che cane e gatto non è solamente una barzelletta, ma è vero. Seguiremo sui social. Senti, allora noi ti lasciamo andare a preparare il tiramisù. Se viene bene, allora adesso sento la redazione, potresti essere assunta per la nostra rubrica culinaria. Va benissimo. Spedizioni in tutta Italia. Perfetto, perché prima infatti chiedevano i taralli, c'era gente, hai già una marea di clienti proprio per rimanere in Mandiamo i termini acquatici. tarivacci dal sud. Esatto. Senti Elena, grazie mille, sei stata simpaticissima e sono arrivati tantissimi complimenti anche per ringraziarti, hai risposto praticamente a tutte le domande. Se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, lasciamo a te la chiusura. No, aggiungere, io spero comunque di avervi un po' messo il sorriso in questo periodaccio, però spero vivamente che potremo tornare a guardarci, a intervistarci, diciamo, dal vivo, ma soprattutto potremo tornare in acqua, perché immagino che comunque tutti quelli che ci seguono sono o nuotatori o genitori di nuotatori, quindi siamo tutti sulla stessa barca, per cui speriamo di poterci buttare il prima possibile da sta barca perché non se ne può più. Esatto. Senti, grazie, grazie mille ancora allora e ci vediamo presto a bordo vasca allora. A Grazie a voi. Restate a presto. casa. Brava, ciao. Ciao.